l'ostretica. Paola in fortuna, così ci sistemiamo prove tecniche. Parleremo dell'evento che ci sarà giorno 12 alle ore 10 presso la sala dell'ex mercato coperto. Benvenuti ai nuovi nati. Sì, benvenuti ai nuovi nati è il titolo dell'evento che il consultorio H12 di Merito Portosalvo, con la collaborazione del Comune di Merito, con tutta l'amministrazione e il patrocinio dell'associazione Dall'Ostetrica e dei Nati per Leggere, ha organizzato per accogliere i nuovi nati comune, donne che hanno partecipato ai corsi preparto, donne che sono state prese in cura dall'ostetrica del consultorio. Questo perché? Perché comunque è bene accogliere i nuovi nati in una città, in un comune. E la civiltà proprio si nota da come noi accogliamo i nuovi nati, e questo è un benvenuto grande che noi tutti diamo alle mamme, le mamme che sono state le protagoniste della nascita dei propri figli, e li accogliamo, li omaggiamo. La nostra amministrazione comunale darà un dono alle mamme, e questo siamo orgogliosi anche di questa grande partecipazione, anche perché il percorso, noi abbiamo perso un punto nascita, ma ne abbiamo acquistato qualcosa di grande, che è il consultorio H12. Questo consultorio si differisce dagli altri consultori in quanto c'è presente l'ostetrica dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, da lunedì a sabato, e quindi accoglie proprio le richieste e le problematiche di tutta la popolazione femminile. Il consultorio è un consultorio che è l'unico che ha tutto l'organico, dallo psicologo, neuropsichiatra infantile, pedagogista, assistenti sociali, all'amministrativa, 3 ostetriche, un ginecologo, 2 pediatri e una puericultrice. L'infermiera pure, quindi capite come il personale comunque c'è, e noi lavoriamo a 360 gradi, e in più non solo è un punto di riferimento per l'area grecanica, ma non solo, anche i paesini limitrofi, e questo ci inorgoglisce proprio ancora. Perché? Perché comunque sul territorio della provincia esistono altri consultori, ma non c'è l'organico ostetrico. L'ostetrica è la figura importante che accompagna dall'inizio fino alla fine le donne, specialmente in gravidanza. Oggi una donna che rimane gravida dovrebbe subito andare a contattare un'ostetrica e il ginecologo o ginecologa. Sono 2 figure importanti per il percorso nascita. Ecco che la nostra regione comunque ha attivato un DPCR 28, dove noi proprio il consultorio ci lavora, dove prendiamo in carico le donne in gravidanza, li accompagniamo passo passo, li facciamo entrare nei corsi preparto, prepariamo queste donne non solo fisicamente ma principalmente mentalmente al parto. Il parto è un evento fisiologico e come tale deve rimanere, e se la donna è ben accompagnata, quindi arriva al momento del parto consapevole di quello che deve fare, di dare il meglio a quel bimbo nel momento del travaglio. Infatti travagliare vuole dire in latino lavoro, la donna lavora quel giorno per proprio figlio, e quindi se noi l'accompagniamo lavorerà ancora meglio per far nascere bene questi bimbi, perché il percorso poi di crescita del bimbo si vede già da come le mamme fanno partorire i bimbi. Ecco, una buona nascita. Ecco, a proposito di questo, i corsi preparto sono molto importanti perché danno informazione e soprattutto tranquillità alla futura madre. Una madre ansiosa, in preda a quelle che sono appunto gli ormoni, perché siamo tempestati di ormoni, già viene preventivata ad un parto cesareo. Ecco, il corso preparto quanto può essere importante nel tranquillizzare la donna e soprattutto portarla a far sì che conduca un parto naturale? Perché penso che io ancora non l'ho provato a breve.
breve, sicuramente. È una delle esperienze più belle della vita di una donna, vedere proprio il proprio bambino che nasce. Sì. Allora, intanto dovete sapere che con l'accordo Stato-Regione del 2010 i corsi di accompagnamento alla nascita sono entrati nei livelli assistenziali, quindi che vuole dire che ogni donna deve avere un corso preparto. Quindi questo perché il corso preparto fa parte di quella prevenzione primaria, dove noi andiamo proprio a prevenire le patologie che possono incombere durante la gravidanza. Quindi l'ostetrica è la persona fisiologica, attua quell'assistenza fisiologica, il medico attua l'assistenza patologica. Quindi capite come una donna in gravidanza deve avere queste due figure. Il corso preparto che cosa fa? Toglie, elimina l'ansia e le paure che la donna purtroppo ha, perché in quel momento è avvolta da una tempesta di ormoni, e quindi ogni piccolo pensiero in quel momento sarà un grosso pensiero. E quindi chi è che veramente toglie queste ansie? È la figura l'ostetrica. L'ostetrica, ecco, che dovrebbe essere presente in tutti i consultori, perché il territorio è importante a far sì che comunque tutte le donne abbiano veramente tutto questo servizio in maniera gratuita. Il consultorio in effetti poi alla fine è un servizio gratuito all'utenza, dopo che noi paghiamo le tasse. E quindi il corso preparto, una volta che la donna entra nel corso preparto, andiamo a prepararla non solo fisicamente, quindi essere consapevole cosa le sta accadendo dentro il suo corpo, ma la prepariamo mentalmente, quindi l'accompagniamo in tutta quella tranquillità che una donna, una mamma deve avere. In effetti io dico sempre al corso: voi entrerete in sala parto che siete figlie, uscirete che siete mamme, quindi capite quanto è importante preparare quella donna ad accogliere poi in maniera tranquilla il bimbo, a crescerlo in maniera tranquilla, perché se noi diamo la tranquillità a questa donna, crescerà il suo bimbetto in maniera tranquilla, tutta la famiglia sarà tranquilla, e non solo la sua. Io dico sempre tre famiglie: la propria, quella della mamma e quella della suocera. Quindi capite come in tutto il nucleo familiare sarà tranquillo nella crescita di questo bimbo. Quindi è basilare l'informazione, sì. E soprattutto una figura professionale dell'ostetrica che dà sostegno e conforto a chi, appunto, perché chi fa un corso preparto, e soprattutto perché vuole capire, vuole conoscere quello che sta avvenendo. Un piccolo colpetto alla pancia mentre si è in gravidanza, già incominciano quelli che sono i vari dubbi, e giustamente è fondamentale promuovere, ecco, quello che è la conoscenza, la maternità. Sì, effetti noi non solo li accompagniamo durante il percorso, e quindi poi noi lavoriamo con questa legge, il DPCR 28, e all'ottavo mese poi accompagniamo le donne o prendiamo appuntamento nei punti nascita dove la signora ha scelto di partorire. Dopo che partorisce, noi non è che la signora la lasciamo così, la signora rientra al consultorio, quindi verrà seguito il puerperio, altro elemento importante più della gravidanza. Ecco, di perché, cosa si tratta? Ecco, il puerperio è un momento di fragilità, la donna ha partorito, si ritrova a seguire questo bimbo e quindi sarà tempestata di altri ormoni, quindi dobbiamo far riconoscere a quella donna la competenza di mamma, perché ogni donna ce l'ha la competenza, però ci deve essere qualcuno che comunque la rassicura che quello che sta facendo è la cosa giusta. E quindi accompagniamo queste donne durante il puerperio, rientrano nuovamente al consultorio, facciamo altri 4-5 incontri, come ci dice il Ministero della Salute, per accompagnare queste donne. Quindi il primo incontro sarà il momento del parto, il parto come l'hanno vissuto, e quindi andiamo lì a lavorare proprio su quel parto, come l'hanno vissuto. E poi ci sarà l'incontro dell'allattamento, quindi andiamo a dare ancora altre informazioni sull'allattamento, informazioni sulla contraccezione per avere comunque dei figli e quindi una programmazione. E in più andiamo a parlare proprio come devono dormire i bimbi, quindi il modo che la notte sia comunque un momento delicato, e i primi mesi in effetti queste mamme trovano grosse difficoltà.
la gestione anche della crescita del bambino e quindi del contatto. Quindi insegniamo a queste mamme come portare il bimbo in fascia, quanto è importante comunque tenere accanto il bambino o dentro una fascia. Andiamo a insegnare un attimino i nati per leggere, che cos'è? Abituiamo la mamma alla lettura, quindi a leggere a voce alta, far sì che il bambino comunque comincia ad ascoltare e quindi ad aumentare quel vocabolario di parole, per poi avere un aumento, anche uno sviluppo maggiore di neuroni, perché dovete sapere che i primi 1000 giorni, che sono i primi 3 anni del bambino, sono molto importanti, perché se noi siamo molto attenti e attenzioniamo i bambini, lì ci sarà uno sviluppo maggiore di neuroni, quindi avremo dei bambini intelligenti e li porteremo poi a scuola o all'asilo, avremo dei bambini veramente in grado di ascoltare. E quindi cerchiamo, con i corsi preparto che servono apposta a questo, a preparare queste mamme ad avere tutte queste competenze, e così poi anche il modo come crescerli, i valori che bisogna dare ai figli, e quindi una crescita a unisono tra madre e padre, e far sì che questi bimbi siano equilibrati. Quindi proiettate poi a livello scolare o a livello, diciamo, di asilo, bambini che sanno stare, sanno socializzare. È molto importante. Sì. Quindi parliamo 9 mesi in pancia, è il decimo in braccio, brava, sì. Quindi, il primo mese, in effetti, le mamme devono sapere che i bambini devono stare in braccio, non è un vizio. A volte si sente dire non lo tenere in braccio è un vizio, no, il bambino, il tenere in braccio è un bisogno, perché il bambino nasce, non conosce niente di questo mondo, riconosce solo il cuore della mamma, e al momento che se lo abbraccia, ecco che lui è sicuro fra le braccia della mamma. Ricordate che il contatto è migliore dell'allattamento, quindi pensate un po', i bambini che hanno questo contatto maturano e diventano autonomi, cominciano a sprigionare, a capire le emozioni, cosa che a oggi tanti ragazzi non riescono a contenere le emozioni, perché comunque hanno avuto poco contatto. Quindi è molto importante il contatto con la mamma. Il contatto materno è importante, in effetti oggi nelle sale parto le mie colleghe, al momento che nascono i bimbetti, li mettono sul pancino della mamma, ex pancione, proprio perché per avere il primo contatto, il contatto pelle a pelle, che è importante non solo a fare e comunque maturare quel sistema immunitario, ma a far sì che il bambino comincia a conoscere quella mamma ancora di più, cioè c'è qua, non l'ho persa durante il travaglio, che si allontana dal cuore della mamma. In più riconosce l'odore, perché dall'aorta mammaria ci sono le ghiandole Montgomery, che da lì comunque non solo servono a secere un po' di a fare un midire un po', diciamo, l'aureola mammaria, ma comunque emanano anche un odore particolare, e far sì che il bambino quell'odore riconosca la propria mamma. Quindi tutta la natura della donna si predispone, certo, a quella che è, sì, il parto, anche il seno. Il seno, e in effetti anche in alcuni punti nascita si hanno eliminato il primo bagnetto. Il primo bagnetto appunto non si fa, perché bisogna far avere al bambino il primo contatto. Il primo contatto, che è importante proprio per far sì che questo bambino abbia una nascita bella, una nascita dolce, che è quella che noi vogliamo per i bimbi, perché tutto parte dalla nascita di quel bambino, l'evolversi poi di quel bambino, e quindi la crescita, e come è stato partorito e come è stato accolto. Quindi è molto importante il parto naturale, no parto cesareo. Parto cesareo, io dico ben venga quando è necessario, che dovrà essere il medico assieme all'ostetrica a decidere se veramente ci sono le condizioni, perché a volte è un salvavita, quindi a volte è necessario, ma non spetta alle mamme scegliere. La scelta che la mamma possa fare per il meglio suo e per la sua salute e per il bambino è il parto spontaneo. Quindi se la donna è stata seguita bene nei primi 9 mesi accanto al suo ginecologo o ginecologa, e accompagnate dall'ostetrica, sicuramente quella mamma avrà un bellissimo parto, che è il parto spontaneo.
giustamente ci sono le patologie e queste purtroppo non li possiamo debellare, li possiamo o preventivare, li possiamo un attimino accogliere e quindi seguirli, e quindi se è il caso fare un taglio cesareo, ben venga. Non è che possiamo dire che tutte le donne devono avere il parto spontaneo, se ci sono le patologie va fatto, quindi è un salvavita. Subito dopo la nascita avviene quello che è l'allattamento. Quando avviene? Tutte le donne allattano? Tutte le donne hanno il latte e tutti possono allattare. L'allattamento è una scelta della donna. Noi possiamo dire operatori che allattare il proprio bimbo è la prima cosa che una donna dovrebbe fare, perché è il primo vaccino che quella mamma dà al suo bimbetto. Ma non tutte le donne sono preparate per allattare. L'allattamento in effetti è una cosa culturale che noi dobbiamo incominciare a diffondere, perché negli ultimi anni si è perso questo uso, diciamo, il modo di allattare i propri bimbi. E l'allattamento, come una donna già ormai all'interno del corpo, tutto il corpo che è preparato per un parto, per accogliere un bimbo, crescerlo in grembo e partorirlo, c'ha anche pure questa ghiandola mammaria che produce l'alimento per far crescere il figlio. Siamo mammiferi, tutti gli animaletti allattano proprio i propri cuccioli. Per quale motivo l'essere umano non riesce ad allattare? Quindi da qui capite che non è un discorso che non c'è stato il latte, non c'è stato un sostegno a quella mamma in quel momento di fragilità che è il puerperio a essere accompagnata. Ecco che io nei corsi preparto, proprio ieri ho fatto un corso preparto e c'erano in quel momento, diciamo, della lezione, c'erano anche le nonne che io esigo che ci siano in questo momento dell'allattamento, perché le nonne sono delle persone importanti per la crescita di quella famiglia e comunque anche di quel bimbo, e quindi devono sostenere quella mamma, quindi la devono accudire, nel senso sistemare casa, fare le faccende, cucinare, e quindi dare coraggio e sostegno. Nello stesso tempo l'ostetrica fa anche la sua parte. Dovete sapere che un tempo le ostetriche esistevano nei paesi, venivano pagate dal comune, c'è l'ostetrica condotta, e a quei tempi capite che non c'erano altre figure professionali, non c'era il medico ginecologo, non c'era il pediatra, c'era soltanto il medico condotto e l'ostetrica condotta, e quell'ostetrica aveva il mandato proprio di entrare nelle case, seguire le donne passo passo e poi uscire da quelle case dopo 3 anni. Quindi pensate, faceva anche da pediatra, seguiva questi bimbi. Oggi il mandato dell'ostetrica è differente, segue la donna passo passo e ha il mandato fino a 2 anni. I bilanci dei bimbetti dovrebbe essere l'ostetrica, perché il fatto che il bambino cresca dovrebbe essere un discorso fisiologico, ma purtroppo non ci sono le ostetriche a sufficienza sul territorio, e quindi ci ritroviamo che ogni pensiero, ogni fastidio che il bambino ha, è normale che si rivolge al pediatra, che è la persona, il medico patologico del bimbetto. Quindi una squadra molto importante, sì. Che è accanto, dobbiamo alla lavorare donna. In sinergia, nessuno fa un lavoro più dell'altro, ognuno ha la sua competenza, il medico ha la competenza patologica, l'ostetrica ha la competenza fisiologica, il pediatra ha la sua competenza di andare lì a vedere se ci sono patologie di crescita e quant'altro, quindi si lavora in sinergia. E l'ostetrica ha quella parte più importante di mantenere comunque calma, tranquilla quella mamma, infondere quel coraggio e quindi fargli capire sempre che lei è competente, è all'altezza di essere madre, perché a volte, specialmente le donne alla prima esperienza, si trovano a volte, dice: ma sarò veramente una brava mamma? Eh sì, tutte le mamme che hanno un bimbo dentro sono capaci, perché comunque comincia in quei mesi a nascere quell'istinto materno che è innato in ogni donna. Sicuramente nei primi 3 mesi c'è anche l'accettazione di una nuova vita che si porta in grembo. Sì, ecco perché ci sono i 9 mesi. Noi diciamo che i primi 3 mesi sono i primi 3 mesi di accettazione. Quella donna deve accettare che dentro il suo corpo comunque c'è un bimbetto, e quindi il fatto che non l'accetto, il fatto che comunque aumentano le ansie, fa sì che quella donna abbia
quel po' di vomito, quel senso proprio di neguatezza. Perché molte donne... È perché quella donna è tranquilla, ha accettato quella gravidanza, una gravidanza voluta, cercata, o a volte la donna comunque non è solo il problema della gravidanza, può portare anche un suo bagaglio particolare e familiare con problemi e quant'altro. Ecco che quell'ostetrica riconosce subito quella mente di quella donna, e quindi andiamo lì ad assecondarla, andare lì a capire il proprio vissuto, e comunque la manteniamo calma. Poi dai 3-6 mesi è un momento proprio di adattamento, di felicità, di accettazione, perché comunque il pancino sta crescendo e la donna già vede il pancino crescere, dice beh, c'è il bimbetto, e quindi sono 3 mesi proprio di accettazione. Per poi gli ultimi 3 mesi sono i 3 mesi che noi cominciamo nella nostra mente a preparare il nido del bimbo, quindi già lo vediamo fuori del pancino, quindi andiamo a preparare la cameretta, andiamo a preparare la valigia. Io dico sempre, la valigia è la donna che la deve preparare quando si sente, non quando lo dicono gli altri, perché in quel momento che la donna lo sente già lo sta vedendo fuori, quindi già sta proiettando il suo parto, quindi va maturando l'idea che deve partorire, deve travagliare, e quindi c'è l'accettazione anche del dolore. Il dolore perché c'è? Alla fine il Signore ha fatto tutto bello, insomma, ad avere questo bimbo dentro, sentirlo la notte, e quindi avere tutte queste emozioni, avere un dolore, dice, ma alla fine poteva pure evitarlo. Il dolore ci deve essere, perché il dolore è quello che ci fa legare di più al nostro figlio. E in effetti quando noi vogliamo veramente una cosa e ci mettiamo veramente di impegno e la otteniamo, studiamo pure a volte per poterla giustamente avere, è quello che si fa nel momento del parto. Nel momento del travaglio la donna suda, quindi il sudore, proprio quel dolore, fa legare questo bimbo, perché io dico sempre che l'ostetrica taglia il cordone, ma mamma e figlio se lo rimpiazzano nuovamente, perché in effetti è un legame infinito proprio, che si conclude con la vita poi, quando non c'è più. Quindi gli ultimi 3 mesi potremmo definirli come la sindrome del nido, perché la brava, madre incomincia a preparare la cameretta, a comprare il corredino, a sistemarlo, a sistemare la valigia, quindi è pronta quella mente ad accettare tutto. Quindi tutto sta nella mente. Io ho donne persona. Che arrivati a già 9 mesi, le vicine al tempo scaduto, che loro ancora non si sentono di preparare la valigia, e poi si alzano una mattina e dicono devo preparare la valigia, quindi arriva, scatta proprio quel momento che deve proprio nascere proprio dall'istinto della mamma. E anche poveri mariti i mariti io li sostengo sempre, perché dico che in effetti in tutto questo percorso chi soffre di più è il marito, anche nel momento del travaglio. Ma alla fine la donna mi dice, ma come, io c'ho il dolore? Sì, è così, perché la donna comunque c'ha il dolore e sfoga, il marito comunque si ritrova con una forza fisica, ma che non riesce comunque a fare niente, ad aiutare in maniera veramente splendida questa povera donna che soffre, la sua amata che soffre. Quindi ecco che noi vogliamo che i mariti entrano comunque nei corsi preparto, quindi sono benvenuti, e a volte non riescono perché lavorano, e quindi noi creiamo proprio una lezione, un incontro con i mariti, spieghiamo cosa dovrebbero fare loro nel momento che la donna entra in travaglio, l'aiuto che deve dare, così mettere in farli lavorare anche loro. E quanto è importante invece l'entrata in sala parto. Ci devono stare sti papà, i papà devono vedere la nascita del proprio figlio, e al momento che se lo vedono è normale che se lo fanno suo, perché quando noi vediamo una cosa è normale che noi già subito la sappiamo fare, e lì mi vedo il mio bambino nascere, e quello è mio anche se io non l'ho partorito, quindi verrà poi tranquillamente in una maniera facile sostenere questo bimbo anche a casa, aiutare nell'accudimento. Quindi il bambino piange, la mamma è occupata, il marito va e si prende il suo bimbo, e quindi è importante, da qui parte proprio la genitorialità, quella che è importante è far crescere i bambini insieme. Quindi è molto importante la figura del marito, del compagno. Del marito in sala parto, sì, benissimo. E sì. Soprattutto anche durante la gravidanza, è una,
è un grande sostegno che certo. dà anche una maggiore tranquillità certo. a parer mio. Quindi la nascita, l'esperienza più bella della vita di una donna, fatta con consapevolezza, con tranquillità e serenità, ed è fondamentale avere accanto a sé persone che sanno devono sempre sostenere. E il mio, io sono felicissima nel rivedere le mamme dopo del parto, mentre crescono i bimbetti, che vengono a farmi visita al consultorio, mamme felici, contente, mai stanche di crescere questi bimbi, anzi mi dicono: mi mancano questi momenti. Quando noi eravamo in gravidanza, venivamo puntualmente ogni settimana, proprio era un momento proprio che noi prendevamo ossigeno, quindi per loro questa parola ossigeno vuol dire proprio, erano tutte le nostre, i nostri punti interrogativi che venivano comunque poi alla fine risolti, insomma, ecco. Quindi ricordiamo Medito Porto Salvo, l'evento che sarà il 12 di giugno. 12 di giugno alle 10 accoglieremo tutte le mamme che sono residenti a Medito Porto Salvo e le mamme che hanno aderito, diciamo, al percorso nascita e ai corsi preparto. Ci sarà proprio l'amministrazione comunale presente, ci saranno le autorità, ho invitato anche il dottore Cotticelli, il commissario regionale, i vari commissari dell'ASPI, i vari sindaci, quindi è un evento importante e come tale deve rimanere, perché in effetti le mamme sono importanti per il territorio. Sono quelle che danno la nascita, ecco, certo. l'accrescimento di quello danno che la vita, è la vita danno, la sì, vita, danno la e vita, quindi sì. è molto importante che vengano promossi questi eventi, che ci sia la conoscenza e anche la presenza di un punto nascita anche nella nostra zona, nell'area grecanica, che molto spesso è esigua di quelli che sono i nostri bisogni. Quindi nel momento in cui c'è un punto nascita, ricordiamo il nostro ospedale, una volta era un fiore all'occhiello di quello che erano le nascite, e adesso finalmente all'interno appunto della nostra zona c'è il consultorio H12 che dà tutte queste informazioni alle mamme, anche alle donne straniere. Quante persone straniere ci sono qui a Medito Porto Salvo? Ce ne sono e in effetti vengono volentieri, perché comunque vedono l'accoglienza che hanno, anche se ho grande difficoltà giustamente con la lingua, perché purtroppo noi qui abbiamo a che fare con una comunità indiana, anche con marocchina, insomma, ecco, c'è una varietà. E comunque loro vengono ben volentieri, sono ben accuditi anche loro, perché in effetti il consultorio accoglie tutta la popolazione, sia residente sul territorio italiano e anche fuori. Quindi, anche perché è fondamentale l'ascolto subito dopo la gravidanza, per non cadere a quella che è la cosiddetta depressione postpartum. Sì, dopo ecco perché noi ci teniamo al puerperio, perché in effetti loro, le mamme, lo sanno: se dopo una settimana o due non mi chiamano, sono io che li chiamo, e io dalla voce capisco già quella donna in che condizione sta vivendo il suo puerperio. Quindi raccomando, ho una raccomandazione forte al marito che è accanto, seguirla, e se vede che c'è qualcosa che non va, attivare subito la chiamata verso il consultorio e quindi all'ostetrica. L'ostetrica farà giustamente il sopralluogo, perché facciamo anche le visite domiciliari, e da lì comunque proiettiamo subito la donna in quella che è poi l'assistenza psicologica. Quindi chi è in ascolto ed è in dolce attesa, benissimo, si rivolga all'ostetica Paola Infortuna con i suoi corsi preparto, con tutta la sua formazione, la sua professionalità, ad aiutare chi ha bisogno, che è un grandissimo dono. Facendo questo lavoro abbiamo aumentato gli allattamenti, quindi la percentuale di allattamenti, che era veramente scadente, e abbiamo diminuito le depressioni postparto, che sono molto importanti, perché una mamma, una volta che partorisce, deve essere una mamma che sta bene e crescere il proprio figlio e mantenere la sua famiglia. E quindi questo proprio è la cosa importante che l'ostetrica mira, diciamo, a mantenere quell'equilibrio familiare.
Grazie mille per essere Grazie. Stata qui, per aver parlato in maniera dettagliata della maternità, della gravidanza, di tutto quello che comporta, e soprattutto per il prossimo evento, lo ricordiamo, il 12 giugno all'ex Mercato Coperto, benvenuti i nuovi nati. Grazie ancora. Grazie a voi.